Ho un po' gli occhi rossi perché sono leggermente commosso, non posso nascondervelo. Siamo campioni d'Italia, siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. 9 volte di fila, storico, qualcosa di incredibile. Non ho ancora visto l'hashtag, ho visto che è stato spoilerato, vedremo se sarà esattamente quello. 9 di fila, 9 di fila è quasi una stella consecutiva, ne manca solo uno, sarà quello del prossimo anno e sarà sempre quello successivo, quello più importante. Anche quest'anno ci siamo riusciti, l'abbiamo portato a casa. Ieri Maurizio Sarri l'ha detto, il campionato più difficile della storia. Non è una roba buttata lì a caso, è stato incredibilmente complicato e credo che sia anche il campionato forse più sofferto degli ultimi anni, forse più sofferto rispetto al primo in assoluto vinto da Conte. All'inizio di tutto questo ciclo vincente da parte della Juve, forse complicato come quello di Allegri della rincorsa, ma ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti anche con Maurizio Sarri. Maurizio, finalmente puoi festeggiare perché uno scudetto l'hai vinto. Non è vero che vincono sempre gli stessi, non è vero! Non è vero che ci sono allenatori che vincono, allenatori che non vincono. L'hai vinto anche te, Maurizio. Festeggia. Ma è lo scudetto delle difficoltà. È lo scudetto delle difficoltà oggettive. Per quanto mi riguarda, ma se una squadra del genere con tanti problemi e che ha avuto tante difficoltà e che in questo momento conta 38 gol subiti soltanto in Serie A riesce a vincere lo scudetto, vuol dire che è una stagione anomala. Lo sapete bene, ero per non assegnare i titoli, ma nel momento esatto in cui si è deciso di tornare in campo, allora chi lo vince lo vince. Eravamo soltanto un punto in vantaggio rispetto alla Lazio e l'abbiamo vinto con 2 giornate di anticipo, nonostante il passo falso di Udine di qualche giorno fa, finalmente l'abbiamo vinto. 26 luglio 2020, al quarto a mezzanotte, non era mai successa una roba del genere. Una giornata inusuale, un orario inusuale. Ieri era il mio compleanno, il giorno per il mio compleanno, il giorno per i miei 28 anni. La Juventus diventa campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Come po non poter essere contenti? Certo, non è la stessa cosa. Non lo sento come tutti gli altri scudetti, anche perché l'abbiamo visto, è la follia. Squadre che prima facevano schifo e adesso stanno andando forte, squadre che prima andavano forte e adesso stanno facendo schifo, squadre che in realtà sono sempre state costanti nel far schifo e nel far bene. Schifo, ovviamente, passatemi il termine, molto, molto terra terra. Ecco, fatemi festeggiare questo scudetto. Lo festeggeremo anche in live su Twitch tra pochissimi secondi. Il link è qui sotto in descrizione. Fate un salto sul mio canale Twitch. Sto dicendo swipe up, ma avevo confuso un po' i social network. Sono contento. Sono contento, domani ne parleremo più nel dettaglio. In questo momento posso dirvi che ci siamo riusciti, mi sono tolto un peso incredibile, avevo veramente dentro un peso assurdo. Ho avuto paura più volte di non vincere questo scudetto, ma ce l'abbiamo fatta. Ed ora il live su Twitch insieme a voi, voglio vedere tutta la festa scudetto, quindi muovetevi, vi aspetto il live su Twitch. A tra pochissimo lì su Twitch e a domani qui su YouTube dove usciranno le pagelle e vedremo se riusciremo a fare qualcosa di un po' più approfondito, forse ho in testa un video più lungo del solito e già le pagelle di solito sono lunghissime, ma ci vediamo domani su YouTube, ci vediamo adesso su Twitch. Siamo noi, i campioni d'Italia. Siamo noi.